Salve a tutti ragazzi, sono sempre Omenzo, benvenuti in questo nuovo video sul mio canale. Siamo ritornati col secondo episodio di questa nuova serie sui trasferimenti impossibili in FIFA 16 Ultimate Team. Vi ringrazio tantissimo per il sostegno che ho avuto nel primo episodio e vi esorto nuovamente a lasciare un bel mi piace e soprattutto un commento con i vostri trasferimenti impossibili. Ormai avete capito di cosa parliamo in questa serie, dei trasferimenti impossibili o di quelli che potrebbero avvenire ma in percentuali veramente molto basse, ma che comunque fanno discutere sui giornali o nei notiziari sportivi. Oggi andiamo con altri due trasferimenti impossibili. Il primo trasferimento di cui parliamo oggi è quello che potrebbe vedere trasferirsi Gareth Bale al Manchester United. Infatti grande protagonista quest'estate nel calciomercato è il Manchester United, che dopo aver piazzato già colpi importanti su tutti Depay e Schweinsteiger sembra non essere ancora sazio e sembra essersi buttato sull'esterno destro o sull'ala destra, mettetela un po' come vi pare, Gareth Bale del Real Madrid con un'offerta di 150 milioni, pazzesco, ovviamente rifiutati dal Real Madrid, anche perché privarsi di Gareth Bale sarebbe secondo me un grave errore perché difficilmente è rimpiazzabile in questo momento. Infatti sembra quasi ufficiale il passaggio dal Barcellona al Manchester United di Pedro. Come già detto, 150 milioni sono tantissimi, anche perché se ricordate sono più di quelli offerti alla Paris Saint-Germain per Cristiano Ronaldo. In ogni caso 150 milioni sono tanti, ma come già detto Bale è veramente difficile da rimpiazzare, anche se l'affare Bale sbloccherebbe in ogni caso il mercato, perché De Gea potrebbe trasferirsi dal Manchester United appunto al Real Madrid, che con parte di quei soldi ricavati si butterebbe sul fenomeno del Borussia Dortmund Marco Reus. Se il Real Madrid dovesse vendere Gareth Bale deve assolutamente assicurarsi al 100% Marco Reus, se no chiunque credo sarebbe non un degno sostituto del gallese. Tutto questo è impossibile? Vedremo, chi lo sa, il mercato è ancora abbastanza lungo, potrebbero esserci dei colpi di scena. In ogni caso Gareth Bale su FIFA 16 secondo me resterà comunque esterno destro o alla destra, mettetela come vi pare, con l'overall che si alzerebbe di un punto, 88, velocità 95, dribbling 86, tiro 85, difesa 64, passaggio 84, fisico 84, un mostro in ogni caso. Altro club inglese che si muove molto sul mercato è l'Arsenal, che è in cerca della sua punta di diamante. In questo periodo però purtroppo non è facile trovare, dato che inizialmente l'Arsenal si era buttata su Karim Benzema del Real Madrid, ovviamente, con un'offerta di 65 milioni. Un'offerta incredibile per Karim, però 65 milioni rifiutati, anche perché Real Madrid non vuole assolutamente privarsi di una punta che comunque i suoi gol li fa in ogni caso, in ogni situazione. Di conseguenza, visto il no da parte del Real Madrid, l'Arsenal ha deciso di buttarsi su Robert Lewandowski, punta del Bayern Monaco, con un'offerta di 50 milioni. Credo che chi possiede Lewandowski non debba venderlo, soprattutto per 50 milioni. Per quanto mi riguarda, io amo questo giocatore e credo che ne valga almeno 30 in più. 80 milioni sono secondo me onestissimi per Robert Lewandowski. Venderlo sarebbe uno sbaglio, anche perché di attaccanti come lui veramente completo in questo periodo ce ne sono veramente veramente pochi, e proprio per questo credo che il mercato dell'Arsenal sia abbastanza bloccato lì davanti, perché va a cercare giocatori che chi li possiede difficilmente vende anche per una cifra alta, perché difficilmente si trovano sostituti in quei medesimi ruoli. E proprio per questo credo che Lewandowski non si muoverà dal Bayern Monaco, perché il Bayern Monaco è una società intelligente e non lascerebbe mai andare il suo gioiello. In ogni caso anche l'overall di Lewandowski si alzerebbe un punto, diventando così anch'esso 88, 83 di velocità, 85 di dribbling, 85 di tiro, 39 di difesa, 75 di passaggio e 80 di fisico. Lewandowski che anche su FIFA 16 in ogni caso sarà comunque devastante. Signori, anche il secondo episodio termina qua, due trasferimenti impossibili, chi lo sa, vedremo, ma di comunque grandissimo spessore. Come sempre vi esorto a lasciare un bel mi piace, signori, sotto commentate con qualche nuovo trasferimento impossibile. Nel prossimo episodio vi dico già che vedremo protagoniste due squadre italiane, chissà chi sarà. Noi ci vediamo in un prossimo video ragazzi, oppure ci sentiamo in un prossimo video. Mi raccomando, lasciate un mi piace, un commento, un consiglio, e noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao a tutti ragazzi.